Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché è successo un qualcosa di incredibile. Si è venuto a creare il primo precedente del gioco. Ebbene sì, come potete leggere dal titolo, Zhongli verrà reworkato. Quindi dopo tutti i piagnistei e dopo tutte le lamentele che sono state fatte nei confronti di Zhongli, alla fine la MiHoYo si è veramente piegata, in questo caso, alla sua community e ha deciso di reworkare Zhongli. Un rework che sarà importato all'interno del gioco durante il rilascio della versione 1.3 di Genshin Impact, quindi se ne parlerà probabilmente all'anno nuovo, verso febbraio principalmente. Dove appunto Zhongli verrà sistemato e reworkato in modo tale da far contenti un po' tutti. Devo essere onesto, questa notizia mi ha un po' spiazzato, sia perché comunque Zhongli secondo me è un personaggio che anche adesso è valido, soprattutto per come lo riesce a costruire, ma soprattutto perché hai creato un precedente. Come ho detto prima, questo potrebbe essere un bruttissimo episodio, perché una volta che viene reworkato un personaggio, se altri personaggi, in qualsiasi caso, non facciano piacere alla community, da quello che ci stanno facendo capire, basta lamentarsi per farsi accontentare, diciamo. Spero vivamente che Zhongli sia stato un caso, perché effettivamente si sono resi conto che hanno esagerato con le percentuali, che devo ammettere essere abbastanza basse, però se effettivamente l'hanno fatto perché hanno notato che Zhongli in realtà non era così performante come lo volevano, allora va bene. Ma se l'hanno fatto veramente perché quattro bambini si sono messi a piangere per avere un personaggio forte, è preoccupante la cosa, è davvero preoccupante. Comunque, andiamo a leggere un pochettino quello che è stato aggiustato e sistemato di Zhongli, che ovviamente non è una versione definitiva, non è una versione finale, ma è per l'appunto una, diciamo, un'infarinatura per quello che sarà il nuovo Zhongli della 1.3. Per quanto riguarda Zhongli come personaggio, abbiamo l'aggiustamento della passiva Dominance of Heart, dove l'effetto originale era incremento del danno effettuato da Planet Befall con un ammontare del 33% in base agli HP di Zhongli. Quindi avevamo un incremento soltanto per quanto riguardava l'attacco Burst di Zhongli in base al 33% dei suoi HP massimi, che è la passiva che comunque abbiamo tuttora in gioco. Mentre invece, dopo l'aggiustamento, questa passiva verrà potenziata. Perché? Il danno che infliggerà Zhongli con i suoi attacchi verrà incrementato in base ai massimi HP di Zhongli. Gli attacchi normali, caricati e gli attacchi in picchiata avranno un danno incrementato dell'1.39% in base ai massimi HP. Inoltre, la Stone Steel Resonance and Holding Mode Damage verrà incrementata dell'1.9 in base ai massimi HP di Zhongli. E poi il Planet Befall Damage will be increased by 33% of Zhongli Max HP. Quindi non solo avremo un incremento della Burst del 33%, ma avremo anche un incremento di attacchi normali caricati in picchiata e anche gli attacchi che comprendono la Hold Mode della Resonance Steel, quindi del praticamente dell'attacco elementale, quindi della skill elementale, dove o facciamo cadere il pilone a terra o dove mettiamo l'armatura. Come potete vedere nella GIF in alto che vi ho allegato, abbiamo un esempio con l'immagine numero 1 del post workout, del post rework per quanto riguarda Zhongli, e a destra invece per quanto riguarda Zhongli al momento. Quindi danni che sono veramente incrementati in maniera abbastanza evidente, sia per quanto riguarda colpi normali e anche per quanto riguarda i colpi critici. Quindi questa già comunque è un'ottima cosa. Dare un boost anche agli attacchi in base agli HP ti fa capire come effettivamente Zhongli verrà sicuramente buildato in HP, proprio per dargli questa sua potenza ulteriore. Inoltre anche l'effetto della Stone Steel, che vi faccio vedere tramite quest'altra GIF, come potete vedere incrementa il proprio danno sia da caduta e sia da risonanza anche tramite appunto gli HP di Zhongli. Quindi 1.9% in base ai massimi HP, quindi quasi un 2%, che sicuramente non fa schifo,
per quanto riguarda appunto i danni della Resonance Steel. Secondo aggiustamento del nostro Zhongli, ovvero l'aggiustamento per quanto riguarda il Dominus Lapidus Holding Mode, dove avevamo inizialmente un danno geo quando appunto l'effetto esplode, dove si crea uno scudo fatto di giada e questo scudo ha praticamente la possibilità di assorbire in base ai massimi HP di Zhongli e 250% per quanto riguarda i danni geo, per quanto riguarda appunto l'assorbimento dei danni geo. Infligge danni AOE geo e se ci sono dei target vicini con elemento geo affine avremo la possibilità di poter risucchiare un grosso quantitativo dello stesso elemento fino a due target, però questo effetto non causa danni dal punto di vista di, appunto, di danno, cioè non causa danno. Mentre invece nel post aggiustamento avremo causa un'esplosione di energia vicino ai nemici geo, causando questi effetti. Se il numero massimo di Stone Seals non è stato ancora raggiunto, creerà una Stone Steel. Quindi, come potete vedere, appunto dalla GIF che vedete in alto, uno con il post rework, due senza rework. Quindi, quando creeremo lo scudo, praticamente di Giada, faremo cadere anche un pilone, se non avremo raggiunto già il numero massimo. Quindi, se già avete uno Zhongli, per esempio, a costellazione 1, fate cadere il primo pilone e poi successivamente create lo scudo per far cadere un secondo pilone e quindi di conseguenza aumentare la risonanza dei vostri, diciamo, per far aumentare appunto la risonanza delle vostre costruzioni. Questo è interessante perché io personalmente, parlandone anche in live su Twitch, non prediligo tantissimo il combattimento tramite piloni, cioè io sono uno che mette direttamente lo scudo e combatte. Mentre invece in questo modo non solo metto lo scudo, ma sfrutto anche il danno AOE che mi creano i piloni. Quindi questa è veramente un'ottima roba, senza considerare il fatto che adesso la costellazione 1 di Zhongli servirà a qualcosa, anche perché la costellazione di Zhongli è vero che puoi buttare giù due piloni e farli coesistere nello stesso tempo, ma preferisco avere uno scudo piuttosto che far cadere i piloni, anche se è vero che far cadere il pilone mi ruba praticamente pochi secondi di ricarica per quanto riguarda il cooldown. Però, sinceramente parlando, io sono un tipo che cerca di essere molto più aggressivo, cerca di attaccare fin da subito e quindi non mi metto lì a far cadere i piloni per poi successivamente attaccare, mentre invece in questa maniera andiamo ad unire utile e dilettevole proprio perché riesco in un qualche modo a gestirmi meglio anche il combattimento. Inoltre continuiamo gli effetti dove si crea uno scudo fatto di giada e questo scudo di giada praticamente assorbe i danni in base vabbè, max HP di Zhongli e ha un 150% di physical damage ed element damage absorption, quindi abbiamo anche un'aggiunta per quanto riguarda danno elementale che possiamo assorbire e danno fisico che possiamo assorbire. Inoltre effettua danno geo AOE e se ci sono vicino a noi target che hanno elemento geo, vabbè, questa è la stessa cosa. Will drain a large amount of geo element for a maximum of two target. Questo effetto non causa danno. Questo aggiustamento incrementerà di un buon numero anche l'interruzione, anche la resistenza all'interruzione per quanto riguarda la holding mode del Dominus Lapidus, che questo comunque è anche abbastanza figo, in quanto aumentiamo la resistenza all'interruzione di questo attacco, che delle volte effettivamente può sembrare, diciamo, un po' più debole perché mentre tu vai a creare lo scudo, se viene attaccato dall'avversario, quello infame, ti impedisce appunto di mettere lo scudo e tu devi ricominciare da capo. Mentre invece in questo caso hai la possibilità comunque di resistere un po' di più agli attacchi agli avversari e quindi garantirti praticamente la possibilità di mettere lo scudo. Ottima la cosa che riguarda appunto il danno fisico e il danno elementale, quindi non è soltanto un qualcosa, cioè non sarà soltanto un danno assorbito avvantaggiato contro il geo damage, ma sarà per l'appunto contro tutti gli elementi. Quindi questa già
è abbastanza buona anche dal punto di vista difensivo in generale. Quindi già sono molto molto contento di poter sfruttare il mio Zhongli con questa nuova versione, che già il mio fa parecchi danni, perché l'ho anche sistemato rispetto a quello che vi ho fatto vedere. Infatti chi viene in live comunque a guardare ha già visto i miglioramenti del mio Zhongli, però effettivamente con questo aggiustamento abbiamo tanta bella robetta. Infine abbiamo l'ultimo aggiustamento che riguarda il Geo Element Mechanics, quindi tutte le meccaniche che riguardano per l'appunto il Geo, diciamo l'elemento Geo. Quindi aggiustamento della Geo Resonance Enduring Rock. L'effetto originale incrementa la resistenza all'interruzione quando si è protetti da uno scudo e incrementa il danno d'attacco del 15% e aumenta l'attacco... il danno prodotto dall'attacco del 15%. Post adjustment invece, quindi questo è l'effetto originale che abbiamo praticamente adesso, quindi questa è la Geo Resonance, quindi questo è quando possiedi due personaggi Geo all'interno del team, perché ottima sta cosa. E post adjustment abbiamo un incremento della potenza dello scudo del 15%, addizionalmente il personaggio protetto dallo scudo ha queste caratteristiche speciali: il danno prodotto viene incrementato del 15%, il danno prodotto ai nemici diminuirà la loro geo resistance del 20% per 15 secondi. Wow, quindi non solo abbiamo un incremento dei danni che facciamo del 15%, ma abbiamo anche una Geo Resistance Down, quindi è come se infliggessimo una sorta di Imperil, per parlare in termini di dissidia, ai nostri avversari. Questo è figo, quindi abbiamo la possibilità di fare più danni Geo, e questo è veramente bello, soprattutto per quanto riguarda appunto la risonanza di personaggi Geo insieme, soprattutto... anche adesso uscendo Albedo, che tra l'altro è un altro personaggio di terra, già con la 1.3 potrà essere magari sfruttato un pochettino di più, dato che lui comunque effettua parecchi danni Geo. Bella, 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 bella questa cosa. Inoltre abbiamo anche un aggiustamento per quanto riguarda le Shield Balance Adjustment, che sarebbero appunto gli scudi creati dall'elemento Geo, dove abbiamo gli scudi di tipo Geo che adesso sono aggiustati dall'avere un 250% di Geo Damage Absorption e avere anche un 150% per quanto riguarda il danno fisico e il danno elementale che possono assorbire. Questi effetti sono inclusi per quanto riguarda lo scudo di Zhongli, per quanto riguarda lo scudo di Noel e per quanto riguarda anche gli scudi che vengono creati dai cristalli che vengono droppati appunto dalle interazioni con gli altri, diciamo, con gli altri elementi. Quindi tutti gli scudi in generale avranno questa caratteristica, però diciamo gli scudi di tipo Geo che creano sia Zhongli che Noel, quindi sia in modo indipendente sia nel modo tramite cristalli, avranno 250% per quanto riguarda il danno Geo, quindi l'assorbimento del danno Geo, il 150% per quanto riguarda il danno fisico e il danno elementale in generale, quindi ottimo. Ma inoltre questi effetti saranno praticamente caratterizzanti per quanto riguarda gli scudi di Zhongli, gli scudi di Noel e gli scudi che si vengono a fare, quindi tutti i tipi di scudi avranno praticamente questa potenza in più, quindi assorbire danni fisici e danni elementali, a parte quelli Geo, che ovviamente fanno sempre comodo. È bella questa cosa, mi piace. Hanno reso probabilmente Zhongli un po' più tankoso rispetto a prima, però d'altro lato lo hanno reso anche molto più offensivo. Quindi se da un lato abbiamo un tank che protegge tutti gli elementi, anche comunque dei danni fisici, abbiamo anche comunque un Zhongli più aggressivo che ti consente di fare anche più danni. Quindi questa è una cosa che mi piace parecchio. Sono felice, in realtà sono felice, sia perché Zhongli è un personaggio che mi piace, sì che dovrò aspettare la 1.3, quindi mannaggia a me, ancora ne avrò da aspettare di roba, però adesso con questa cosa mi hanno fatto venire il pallino di andare avanti a pullare nel suo banner e perché non tentare addirittura la prima costellazione, se dovessi riuscire a trovarla, proprio perché la prima costellazione mi permetterebbe di giocare in modo molto più
aggressivo, perché piazzo un pilone subito, combatto quei 2-3 secondi di cooldown, metto lo scudo a me stesso e faccio cadere anche il secondo pilone, attivo la risonanza e via, danni a destra e sinistra. Quindi questa è veramente veramente un'ottima roba. Quindi non vedo l'ora appunto di vedere questo nuovo Zhongli in campo, soprattutto con le mie statistiche, con le mie passive, che non vedo l'ora quanti danni riesca veramente a fare. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo aggiustamento, cosa ne pensate di tutta questa situazione che si è venuta a creare. Io come sempre vi aspetto con il prossimo video e alla prossima.